È il primo turno di Coppa Italia, ma si sente già il profumo di Serie D. Girone F che partirà infatti domenica prossima con il Gran Sasso d'Italia, Italo Acconcia, che ospiterà il match tra il rossoblù di Giovanni Pagliari e la Civitanovese di Sante Alfonsi. Buon pomeriggio da Lorenzo Valeriani e la parte tecnica da Nico Centurame per questo match tutto abruzzese tra l'Aquila e il Notaresco. Dall'altra parte i rossoblù di Mattia Evangelisti invece troveranno in casa il Termoli. Arrigoni limita il destro di Arrigoni, altissimo sopra la traversa, nessun problema per Michelin. Il traversone di Arrigoni, il colpo di testa di Roberto Ferri che finisce però fuori. Notaresco sull'out di destra, il traversone, il tap-in da parte di Forcini, ma Michelin è bravo a chiudere e poi la difesa dell'Aquila spazza. Il colpo di tacco a favorire Guido Baldi, il pallone al centro, il filtrante dove non può arrivare però il Pocio Banegas. Ottimo il tempismo da parte di Andrea Loliva che blocca il pallone in presa e fa ripartire i suoi. Il traversone, il colpo di testa di Guido Baldi che si divora l'occasionissima per l'Aquila, ma direi che quella del 19 rossoblù è l'occasione più importante di tutto il match quando siamo al minuto 32. Viene a prendere palla Forcini, limite dell'area, può calciare col mancino, debole, sì defilato, ma ci vuole altro per scalfire la bravura di Matteo Michelin. Ringrazio Nico Centurame che mi conferma i 120 secondi di extra time per questa prima frazione che sta per concludersi sullo 0-0. E allora l'Aquila e Notaresco vanno al riposo per questo primo tempo. E allora ripresa che può partire con l'Aquila che effettua due cambi, Mantini e Giandonato entrano in campo, lascia loro il posto il numero 4 Andrea Marcucci e il numero 27 Gianvito Misuraga, ma è sempre 4-3-3 per la formazione di Pagliari. Recupera un pallone l'Aquila, Mantini lo scambio con Giampaolo, la girata di Giampaolo, la stappa lui, la prima bottiglia di questa nuova stagione, il rinvio errato da parte di Andrea Loliva, il recupero sulla linea mediana del campo dell'Aquila, l'appoggio di Giorgio Mantini nel cuore dell'area di rigore per il 21, l'ex recanatese si gira e col destro fredda Andrea Loliva. L'Aquila 1, Notaresco 0, il minuto è il 29 del secondo tempo. Sul pallone Andrea Arrigoni che parte col destro, eccolo il traversone, diversi colpi di testa, il tap-in tentato da Roberto Ferri in precario equilibrio, il numero 4 però ha trovato l'anticipo. Banegas, il dribbling di Banegas, ma il direttore di gara che ha fischiato la punizione non sul primo contatto con Banegas che aveva in maniera direi solare trattenuto il suo avversario, ma il secondo, e allora gol annullato all'Aquila. Gueli che va a liberare l'area di rigore, ma Notaresco ancora in pressione, stavolta è Sal, area di rigore, lo scambio con il numero 19 rossoblù che è Pellacani, ancora la pressione dei Teramani. Alla meglio Brunetti solo per un attimo perché Andrea è a rigori con un tunnel, si libera di un avversario, Notaresco in avanti, il tiro col destro da parte di Antonio Caial e sull'ultima occasione di marca Teramana arriva il triplice fischio di Matteo Cavacini. Applausi ad entrambe, ma il turno lo passa l'Aquila che grazie al gol di Daniel Giampaolo al minuto 29 della ripresa conquista il turno di Coppa Italia di Serie D. La curiosità era di vedere dove eravamo in questo momento come condizione, considerate che noi siamo qui da circa 20 giorni in più e
abbiamo cambiato il modo di pensare della squadra, il modo di approcciarsi alla partita e di giocare anche in modo diverso. Quindi abbiamo bisogno un po' di tempo, però penso che la squadra, sì, è vero, il primo tempo abbiamo avuto delle difficoltà perché giocare con una squadra che si mette in 11 dietro la linea palla è stato difficile. Noi giochiamo con delle linee di passaggio ben precise, abbiamo una nostra idea di calcio e è stato difficile. Però poi il secondo tempo penso che la squadra si sia, diciamo così, lasciatemi passare il termine, sciolta, e abbiamo fatto anche delle discrete cose. È chiaro che dobbiamo migliorare, ma abbiamo anche dei giocatori che sono venuti cammin facendo e quindi devono ancora avere una condizione ottimale per affrontare questo tipo di partita. Ma diciamo un discreto punto, non siamo ancora, come avete visto, qualche volta abbiamo delle difficoltà, però ci muoviamo ancora in modo non fluido, quindi abbiamo bisogno ancora un pochettino di tempo, però la squadra è ben predisposta ad ascoltare, abbiamo giocatori esperti, ma anche i giovani sono giocatori di qualità che ci fanno ben sperare, insomma, per quello che dovremo affrontare. Questo è un campionato, diciamo, che non è facilissimo, penso che sia il girone più difficile d'Italia, quindi però lo sappiamo e stiamo lavorando per questo. Sono molto soddisfatto perché abbiamo fatto amichevoli precampionato con squadre di medio-basso livello e oggi era un test probante per noi sulla carta. La mia squadra gli avevo chiesto personalità e coraggio e, come avete detto anche voi, si è visto, insomma, sono felicissimo perché hanno avuto un'abnegazione, hanno corso veramente tantissimo per questo periodo e gli faccio veramente i complimenti. Sicuramente dobbiamo migliorare le scelte nell'ultimo passaggio perché abbiamo avuto, secondo me, molte potenziali occasioni da gol. Abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, ma questo periodo è normale, le gambe sono ancora in fase di rodaggio. Io credo che arriveremo già da domenica a migliorare questo collaboro, si migliorerà. Incontreremo sicuramente squadre a livello dell'Aquila, i dettagli fanno differenza, come dici tu, sono d'accordo, però l'errore di Oliva ci sta, è un errore tecnico, ma lui ci ha dato molta tranquillità nelle uscite, è un portiere esperto, noi abbiamo preso lui apposta e quindi sicuramente si farà trovare pronto quando ci saranno i tre punti in ballo.